DJI Mavic Air 2 contro Autel Nano Standard. Ciao a tutti e bentornati qua sul canale. Oggi, come avete letto dal titolo, uno dei test che più di tutti stavo aspettando, ovvero il nuovo Autel Nano Standard contro il vecchio ma sempre super affidabile Mavic Air 2. Infatti, quando è uscito questo nuovo drone di casa Autel, tutti abbiamo pensato, o la maggior parte di noi sicuramente, che questo mini drone con un sensore da 0,5 pollici potesse assolutamente competere con droni tipo questo, e a guardare la scheda tecnica ovviamente non si fa male a pensarlo, perché ad esempio abbiamo la stessa resistenza al vento, anche se le dimensioni e i risultati per quello che abbiamo visto per ora fanno un po' sorridere, ma la camera è sicuramente affidabile e in teoria il sensore è lo stesso. Quindi in una giornata come questa, ovviamente c'è ancora un po' di sole, siamo quasi al tramonto, andiamo a scoprire insieme la qualità dell'uno contro l'altro e fatemi sapere poi sotto nei commenti che cosa ve ne pare di questo confronto tra i due droni. Come al solito vi ricordo che se vi iscrivete al canale vedrete poi anche tutti i prossimi video con prossimi test in arrivo, e sono davvero tantissimi, anche che riguardano il Nano Plus. Dopodiché troverete nel nostro gruppo di Telegram, come al solito, tutti i file originali di questo confronto, quindi foto e video originali scattati in questo momento qua. Quindi iscrivetevi, lasciate un like anche per supportare i tantissimi test e confronti che come al solito vi porto, soprattutto perché sul mio nuovo Autel Nano Standard, che proprio non ne voleva sapere di attivarsi, ma questa è un'altra storia che vi racconterò in un video dedicato, ho attivato anche la Autel Care. Questo perché Autel Care significa, uno, andare a scoprire insieme come si comporterà l'assistenza, ma anche questa è un'altra cosa di cui ve ne parlerò a parte, perché poi ci sarà il super e attesissimo test in galleria del vento. Quindi staremo a vedere se tutte le chiacchiere e le male lingue, verrebbe da dire, fatte fino ad oggi saranno vere oppure no, se questo drone resiste al vento oppure no. Solo la scienza potrà dare una risposta e quindi staremo a scoprirlo insieme, staremo a vedere insomma. Ora accendo tutto, si vola contemporaneamente come al solito, stesse riprese in contemporanea, stessi scatti in contemporanea, tutte le registrazioni video, visto che al momento non abbiamo alternative, verranno fatte in 4K 30 fps per entrambi. In questa occasione ovviamente, se il Mavic Air 2 è comunque un drone assolutamente superiore perché ci dà la possibilità anche di fare riprese con il profilo piatto di log, in questa occasione per fare un confronto alla pari di camera andremo a fare anche con il Mavic Air 2, quindi riprese con il profilo normale, quindi non piatto, non log. Quindi accendiamo tutto e si parte. DJI Mavic Air 2 contro Autel Nano Standard. Test qua nella campagna toscana al tramonto. We'll be right back.
eccoci arrivati alla fine di questo confronto tra il nuovo Autel Nano Standard e il Mavic Air 2. Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti, vi aspetto per vedere insieme anche i file originali nel nostro gruppo di Telegram, ma soprattutto aspetto da voi questo parere. Io quello che posso dirvi, tanto è che forse dovrei tagliare i capelli, ma comunque io quello che posso dirvi è che il Mavic Air 2 mi ha dato dei problemi a livello di trasmissione radio con dei lag importanti e stavo quasi per perdere il segnale, mentre l'Autel Nano Standard nessun problema di trasmissione, niente di nuovo. Vi ho portato sempre qua sul canale altri video di questo genere, sia con smart controller, sia col controller classico che con il nuovo RC Pro, e purtroppo i droni DJI, anche l'Air 2S, in certe posizioni, anche a distanze minime come eravamo in questo caso, purtroppo il segnale a volte viene perso, comunque si hanno grossi difetti, insomma, e si hanno grossi problemi di lag. Autel si è confermata nuovamente ottima come trasmissione. Sono super curioso di andare a vedere invece quello che sarà il risultato delle immagini, video e foto, perché la differenza a livello proprio di drone, di struttura, è davvero molto importante, ma secondo me il risultato potrebbe davvero stupire. Vi aspetto sotto nei commenti, iscrivetevi qua al canale attivando anche la campanella per non perdervi tutti i futuri video in arrivo qui, e ci vediamo presto di nuovo con altri video, altri test e adesso ultime immagini per questo video. Un breve ultimo confronto con il sole che sarà già sceso, già tramontato. Chi vince secondo voi? Autel Nano Standard contro Mavic Air 2. I put it all on the line. If you in my way, then stop it or you'll be watching me drive. It's not a stairway to heaven without a hell of a ride. I need that energy, I need more enemies for real. Them bottom feeders just had me heated, the top is chill. I'm locked and loaded now, I'm popping up on your radar. The game ain't ever fair, I just work hard and play hard. Minor setbacks just led to something more major. Can't stop.